grazie Vittorio per essere intervenuti. Io sono Maria Stella Bucellini e sono qui in qualità di organizzatore. Io e il signor Raimondo Sant'Angelo rappresentiamo l'associazione sportiva dilettantistica Go West. Il Colosseum Country Festival è il più importante raduno di country line dancers di Roma. Il Festival della Capitale si preannuncia essere un evento imperdibile per tutti gli amanti del country lifestyle. Sono previsti stage di ballo country livello intermedio ed avanzato, DJ set con 20 fra i migliori DJs di tutta Italia, live music e le migliori selezioni di musica country dal vivo, pedana da ballo dedicata al Catan style. Il Colosseum Country Festival nasce da un'idea di Alessandro Pistilli e Maria Stella Cupellini. Maria Stella Cupellini, l'organizzatrice del Country Colosseum Festival e rappresentante di Go West. Allora Stella, come nasce l'idea di questa seconda edizione del Country Colosseum Festival? Ma in realtà l'esigenza nasce perché diciamo nel centro Italia, in particolare a Roma, è incredibile a dirsi, non esisteva prima dell'avvento del Colosseum Country Festival, un festival dedicato solo ed unicamente alla musica country. Quindi qui potete trovare soprattutto concerti, anche e soprattutto il sabato sera il concerto di una famosa artista americana, cantante, si chiama Kelly Leith, ma troverete anche DJ set con 19 fra i migliori DJ in Italia, stage di ballo a cura di maestri italiani, quindi tutto il giorno ci sarà da ballare, ascoltare musica, avremo anche un'area esterna dedicata ai bambini, quindi giochi per i bambini, il toro meccanico, la gara di toro meccanico, stand di articoli western, perché uno magari si appassiona e poi dice ok, ma il cappello, ma lo stivale, ma dove lo compro? Ecco, abbiamo anche la possibilità di presentare anche un merchandising a cura dei vari espositori che ci hanno affiancato in questa manifestazione. Ovviamente c'è anche la gastronomia per chi vuole mangiare, ma soprattutto quello che si vivrà qui nel Colosseum Country Festival è tanto, tanto, tanto spirito western. Siamo con l'assessore Marco Belmonte, l'assessore all'ambiente del 10° municipio di Ostia. Assessore, cosa ne pensa di questo Colosseum Country Festival? Beh, sicuramente una bellissima iniziativa, anzi la cosa che ci dispiace un pochettino è che questa manifestazione venga fatta prima a Fiumicino anziché Ostia, il nostro municipio. Però insomma l'invito che ho fatto a chi ha organizzato la manifestazione è che il prossimo anno sicuramente il nostro municipio avrà l'onore di ospitare questa manifestazione e quindi saremo ben lieti di organizzarla insieme.